Successo romano nella finale disputata al Padel Mania di Pescara, ad imporsi il Mass Padel che ha sconfitto 3-1 il Pro Parma Padel Academy. Si è chiusa così la 7ª edizione del campionato nazionale amatoriale organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Oltre 300 gli atleti coinvolti nel weekend, 4.000 invece quelli iscritti al torneo, con le 14 squadre qualificate alle finali provenienti da 10 regioni. Le interviste a Claudio Briganti, responsabile nazionale del settore padel di MSP Italia, e a Gigi Di Biagio, che in coppia con Panucci si è fermato in semifinale. Siamo fortunati perché non ci siamo mai fermati, con mille difficoltà durante il periodo del Covid, ovviamente per le restrizioni e per far giocare tutti i giocatori. Ed è la prima volta, come dicevi tu, che finalmente ritorniamo in una location come questa pazzesca che ci ha ospitato, il Padel Mania di Pescara, e la possibilità di tornare a giocare in estivo, perché poi abbiamo dovuto spostare e traslare in ottobre, invece finalmente si torna a giocare a luglio, fine stagione sportiva, e per vedere chi è il migliore. L'emozione è tantissima perché la risposta su 10 regioni da tutta Italia che hanno organizzato i loro campionati e che sono venuti qui a divertirsi, perché questo è il nostro spirito. Uno sport che è vincente perché ci possono praticamente giocare tutti da 10 anni a 80 anni, è molto semplice, poi è normale che ci siano delle categorie. Poi, come dico io, è lo sport dei matti, dove tutti pensano di essere forti, imbattibili, e inevitabilmente ci cascano, soprattutto con noi ex giocatori. No, ci divertiamo tantissimo, e la giornata di oggi è veramente stupenda perché vedere tanti giovani, tanti ragazzi, tante ragazze, perché sono il motore trainante, queste ragazze che cominciano già da un po' da giocare. E quindi ecco, dai, adesso cerchiamo noi come Padel Mania di Pescara di andare in fondo, e se così non fosse, comunque saremo qui a tifare per coloro che poi vinceranno. Ma a trionfare a Pescara è stata soprattutto l'inclusione. Nella competizione di padel mixto, che vedeva impegnati in campo un atleta normodotato e uno in carrozzina, a conquistare il titolo è stata la squadra della Lombardia, composta da Luca Facchetti, figlio dell'indimenticabile Giacinto, e dall'amico Giuseppe Gagliano. Per la serie, ma si sapeva già, lo sport non contempla barriere.